Don Domenico. Nulla. Come si chiama la Villa Albertina? Villa Albertina. Ce l'ha lui un po'. E perché non sei rimasto a Villa Albertina? Non è stato due settimane dopo. Basta, ce ne sono altri che mangiano lì. Nessuno mai. Com'è che lei è qua da solo dalla Romania? Perché è scappato dalla Romania? Perché è scappato dalla Romania? Non c'era niente, abbiamo arrivato per lavorare lì. Ha dei precedenti penali in Romania? Non c'era niente. Ce l'hai dai documenti per cortesia che facciamo una verifica? Pure non c'era niente, io dai cosa che vedi. Ma tu dove lavori adesso? A Cone? Ho lavorato a Cone, guarda. Sì, ma adesso, in questo momento, dove lavori? Adesso, in questo momento, non lavoro. Quando lavoro, quando no. Ho preso un amico, mi ha portato ieri all'altra, ieri hanno lavorato, hanno fatto un cancello, è andato a verniciare un cancello. Vabbè, comunque io domani sicuramente qui polizia, carabinieri vengono. Non è un problema, possono venire, io non faccio niente, che nessuno viene. Vabbè, non è che non fai niente. No, niente, nessun problema. Questo è uno stabile che tu non puoi occupare. Sì, non ho fatto mai niente. Non c'entra, questo è uno stabile che tu non puoi occupare. Perché se tutti dicono come te, qua vengono 1 milione di persone, perché 50.000 metri quadri, allora anch'io riuscirei a farmi un appartamento del genere se nessuno me lo impone, me lo impedisce, scusami, ma tu non è che ci hai messo un giorno a portare su un letto, è 3 anni che sei qua, 3 anni, non un mese, 3 anni. E guarda cosa faccio, dove vado? Dove vai? In Romania. Ma in Romania, se 3 anni devi vivere così, scusa. Va bene che non posso stare qua. Ascolta, come ti chiami tu, scusa? In Romania non ci sono dei palazzi come questo? Cosa Romania? Palazzi di comune? Sì, non ci sono palazzi come questo. Palazzi abbandonati? No. Allora, in Romania, se tu occupi un palazzo, cosa ti succede? Un palazzo in Romania? Sì, se tu vai in una casa, entri e ti fai un appartamento, cosa ti fanno in Romania? Dimmi la verità. Va in galera. Quello che hai fatto qui lo fai là. Non sta nessuno, non c'è proprietà, nessuno, sì. Quindi che la comune non ti dice niente. Allora vallo a far là. E allora vallo a fare là. Vai a farlo là? Non c'è. Non ci sono palazzi vuoti in Romania. Allora lo fai qua in Italia perché non ti denunciano. Palazzi vuoti in Romania. Ma se posso mi rimondo, cosa faccio? Dimmi, non faccio niente del mare. Ma non puoi stare qui. Perché non posso stare qui? Ma perché non è tuo? Perché non è tuo? Questa è una struttura che non è tua. Se tutti ragionano come te, domattina qua ci sono 1 milione di persone. Ci sono stati 1 milione? No. Non ci puoi stare. Sei 3 anni che lo occupi? 3 anni che lo occupi? Non hai lavoro? Non riesci? Allora, o ti trovi una fidanzata che ti ospita, oppure te ne torni in Romania. Questa è una cosa normale. Trovo questa cosa. Ha una casa, non hai lavoro, da 3 anni vivi qua, se non l'hai fatto in 3 anni, quando lo farai? Mai! Io voglio sapere perché sei venuto via dalla Romania. A me interessa quello, perché sei venuto via dalla Romania? Tutti sono tanti romani che rompono lì. Tu vuoi sapere tu perché sei venuto via? Hai dei precedenti penali in Romania? No, ma mi è arrivato per qua per lavorare lì. Benissimo, chi ti ha chiamato? Non c'è di lavoro, benissimo, qua non c'è lavoro perché non stai lavorando. Allora, se non lavori, non hai una casa, vivi in un'occupazione abusiva, cosa rimani a fare? O ti trovi una fidanzata che ti ospita e sono d'accordo, ma tu non puoi stare qua. Dove la prendi quella? Non puoi stare qui. Mi trovo una casa. Quella qua lì dove la prendi? Ma ti trovi una casa, trovare una casa servono, pagare l'affitto, pagare 3 mesi, registrare il contratto, avere il lavoro. Tu non hai niente. Da dove vado? Stavo in strada. Stai. Ma tu torni a casa tua. In Romania hai una casa? In Romania hai una casa? C'è una casa. E allora che cazzo fai qua? Cosa devi fare qua? Ma sono arrivato per lavorare, Dio buono. Ma lavorare in Romania non ce l'hai lavoro, torni a casa tua. Prendi il tuo pulmino e torni a casa tua. Dove la prendi l'acqua? Dove la prendi l'acqua? Dove vedi la... Alla fontanella. La sai chi la paga la fontanella? Pago io la fontanella. Perché cazzo tu devi prendere l'acqua della fontanella? Mi ha portato qualcuno, dice dai che ti porto l'acqua. Chi è che ti ha portato l'acqua? Io ho preso della per tua per comprare. Guarda, un bottiglio, guarda che... Quel bidone lì di acqua l'hai comprato lì per coppa. Guarda, questo bidone l'ho portato io per un po' di soldi, non dico che resisti da nulla. Io ho portato un po' che mi ha comprato l'acqua, tutti questi... Vabbè, ma la stufa, le bombole di gas, guarda, l'acqua... queste le hanno provato. Queste l'hanno provato la bidone. Vabbè, ma... Non preso ascolta un attimo.
uno che vuole vivere momentaneamente non mette i quadri, non fa tutto un lavoro del genere. Cioè, questa prima di me è stato qualcuno qua, lui vado via, dico dove ti lascio questo appartamento. Sì, te l'ha lasciato in subaffitto. Non l'ho lasciato, lo Stato, lui vado via. Ma perché sei venuto via da Villa Albertina? Come? Da Villa Albertina, perché sei venuto via? Come? Perché sei venuto via? Che sei stato a Villa Albertina? Sì, 2 settimane. Perché sei venuto via da là? E non c'è posto perché ho arrivato altri che ascolta, facciamo così. Ho lasciato uno, 2 settimane. Dove? Se non hai niente da chiudere qua? Chiuditi dentro? Sì, si chiude dentro. Allora facciamo così, io domani vado da questore e vado dal prefetto. Tu fai come ti senti, rimani qua, non rimani qua, però tu qua non puoi stare. Okay. Perché questa non è casa tua, non puoi dire non mi denuncia la proprietà, è finita la storia. Perché qua tu sai quanti ce n'erano all'inizio, 50, 60, 30, là era pieno, si riempie ancora. Se tutti ragionano come te, domani mattina qui sai quanta gente viene? 1 milione. Non ho fatto niente di male. Non mi interessa, no, non hai fatto niente di male. Allora io domattina non ho casa, vengo a casa tua, apro, chiudo e dico non ho fatto niente di male, cosa fai tu? In Romania per una cosa così si va in galera. È vero o no? No, penso di sì, mi devi dire, in Romania un'occupazione abusiva, vai in galera o no? Sì. Ecco, perché in Romania si occupa una casa. Alla Caritas 2. No, mi ha preso la casa.